accesa la lucetta sulla telecamera, questo sta a significare che è iniziata la terza puntata di X-Life Game, la caccia del partner ideale. Siamo allo stabilimento, però prima di presentare lo stabilimento vi presento la mia partner professionale. Ciao a tutti, sono Elisa. Elisa l'abbiamo scelta qui, stava prendendo il sole, poiché la nostra presentatrice ufficiale, che si chiama Alessia, è partita urgentemente per un impegno di lavoro preso prima degli impegni di X-Life Game. Quindi noi abbiamo detto andiamo avanti, perché il nostro obiettivo dell'estate è quello di formare tantissime coppie. Ne creeremo una ogni sabato o domenica qui allo stabilimento Orsa Maggiore, nonché amatissimo locale notturno Tantra Village. Troppe cose da ricordare. Elisa è la sua prima apparizione televisiva, però sono convinto che sarà all'altezza, riuscirà a spalleggiarmi in questa mia avventura. Io direi di vedere le super schede. Corri questa notte, dimmi che non c'è qualcosa di vero tranne te, fammi sognare, portami al mare, ma soprattutto fammi giocare. Voglio lei perché è così vera. Voglio lei. E ricordiamo la prima prova in che cosa consiste: è la prova delle domande, dove la nostra cacciatrice dovrà scoprire attraverso tre domande la personalità dei nostri tre pretendenti. Anche perché, come dicevi prima, non so se lo abbiamo detto, c'è un soggiorno di una settimana. Sì, c'è un soggiorno di una settimana per due persone. Chi si giudica la coppia che vincerà il gioco, cioè il ragazzo che verrà scelto da Rosa, e più degli omaggi per l'idromania. E tante altre cose, sì. Un paio di occhiali, quante cose ci sono quest'anno a X-Life Game. Oltre che trovare l'anima gemella, regaliamo tutte queste cose. Rosa, sei pronta? Sì. Prima domanda? Ok. Vai. Allora, qual è la parte del corpo che vi attira di più in una donna e perché? La prima cosa che si nota in una ragazza? Sì. Vediamo, sentiamo Elisa. Allora, hai capito la domanda? Ok. Io penso gli occhi. Gli occhi? Molto. Sì. Si capisce molto di una persona. Sì, sì. Dallo sguardo. Ma di cognome ti chiami Collodi? No? Gli occhi. Marco, quindi la prima cosa che ti colpisce sono gli occhi. Poi vai, dove vai a finire? Tanto gli occhi. Voglio che scende più in basso. Dai, non fare il tiro. Dai, facciamo un escalation. Partiamo dagli occhi, arriviamo fino... Sedere. Ecco, sedere al secondo posto. E il seno. E il seno al terzo posto. E giustamente la sincerità, è viva la sincerità del nostro Marco. Elisa, sentiamo Giovanni. Vai, Giovanni. Io penso il viso, perché esprime le sensazioni e le espressioni di una ragazza. E poi nient'altro? Poi nient'altro. Ok. Andrea? Io parto dalle gambe, poi salgo piano piano su. Le gambe, cosa ti piace più delle gambe? Che cosa? Le ginocchia, i piedi? Devono essere gambe... Belle, sì, fatte bene, insomma. Poi piano piano. E poi che cos'altro ti piace, partendo dalle gambe? Poi. Abbiamo detto che dobbiamo dire almeno tre cose per dare l'idea alla nostra Rosa, gambe, come sono i ragazzi. E viso. E viso. Però prima le gambe, poi il sedere... E poi il viso. Non alternato, prima le gambe, il viso. No. Ok, questa è l'ordine delle modalità come sceglie una donna, il nostro Andrea. Rosa, come prime tre risposte, come ti sembrano? Andrea l'ho visto più completo, più convinto anche. Gli altri un pochino meno decisi. Sì, sì. Tu invece la prima cosa che guardi in un uomo? Sì, la bellezza prima cosa, seconda gli occhi. La bellezza, parli del viso? In generale, anche fisicamente, come... Poi gli occhi. D'accordo.
Seconda curiosità. Qual è il vizio o l'atteggiamento che non sopportate in una donna? Andiamo a scavare dentro, quindi dall'aspetto difetti, fisico però. A questo punto passiamo all'aspetto interiore. È così? Sì, sì. Elisa. Ok. I difetti per te che una donna non dovrebbe mai avere? Una donna non dovrebbe essere troppo ossessiva. Cioè non dovrebbe tartassarti troppo con telefonate. Lasciarmi i miei spazi. Capito, giustissimo. Per questo. Quindi quella cosa che non sopporti è la donna che ti sta sopra, che ti controlla, che ogni minuto ti telefona, ti chiama. Sì, sì. Sì, è questo. È questo. No, volevo solo entrare nel particolare perché Rosa deve scegliere un ragazzo e deve essere quello giusto. Ok, passiamo a Giovanni. Giovanni, tu, i difetti? Io penso che un difetto sia per le ragazze che se la tirano, non lo sopporto. Ma che se la tirano, scusa, ma una che se la tira, ma si fa male perché se la tira, mamma mia che dolore. È doloroso. È doloroso. Quella ragazza che sta sulle sue. Sì. Intendevi questo? Sì. Beh, d'accordo. Una che si dà le ari, che si fa figa, insomma. Quella è la tua donna ideale? Sì. 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 Ok, passiamo a Andrea, alla fine. Per me una donna deve essere sempre attiva, mai moscia, deve sempre avere voglia di divertirsi, per telefono non deve mai essere appunto moscia. Quindi vuoi una donna che comunque prenda le iniziative? Sì, sì, le prendo anch'io le iniziative, però non deve essere particolarmente spenta. Ho capito, perfetto. Una donna che ha l'interruttore posizionato sempre su on, mai su off. D'accordo. Questa era la risposta dei tre concorrenti. Ricordiamo i nomi: Andrea, Giovanni e Marco. Quale delle tre ti è sembrata la più vicina a te? Sono d'accordo con quella di la risposta di Giovanni. Con la risposta di Giovanni, che era quello della se la tira. Sì, sì. Tu non sei una ragazza che sta sulle sue. Sì, appunto, sto sulle mie, non mi vanto, non giudico le altre. Mi accontento del mio. E adesso stravolgiamo la domanda. La cosa che non sopporti in un uomo? Che non rispetta gli appuntamenti. Che arriva tardi? Sì. Quindi non il ritardatario lo bocciamo. Sì. Ragazzi, avete memorizzato? Puntualità con Rosa, eh? Puntualità. Terza curiosità. Se sono favorevoli in una coppia alla libertà sessuale. Libertà sessuale? Stai parlando di piccante. Scappatelle? Sì, sì. Piccante questa domanda. Hai capito? Non è piccante. Qui aglio e olio e peperoncino, ma... Vai, vai. Allora, tu, Marco? No, io non sono d'accordo, perché credo che se si sta bene con una donna... Non si dovrebbe tradire. Non ci sono scappatelle, niente. Ma tu hai mai tradito, sinceramente? No. Mai, 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 mai? No. Neanche una scappatella piccola? No. Ok. È bello allora... questo no secco del nostro Marco, Giovanni? È incoraggiante per la nostra Rosa. Sentiamo Giovanni. Io penso che se si ama una persona si deve essere fedeli. Non si devono fare le scappatelle. Quindi tu pensi che quando nel momento in cui uno arriva ad andare con un'altra, insomma, vuol dire che non prova sentimento verso la tua ragazza reale? Sì, intendevo dire questo. Quindi tu credi abbastanza nell'amore sincero? Sì. Ok. Andrea? No, bisogna sempre essere fedeli, bisogna avere il coraggio di dirlo a una ragazza se si è stufati di stare con lei, insomma. Certo, quindi tu, prima di tutto, la sincerità. Fedeltà, sincerità, se no non ci può essere un rapporto. Ok, perfetto. Ragazzi, con la testa a posto. Sì, sono stati tutti e tre molto corretti. Questa era la risposta che volevo sentire. Se è così, questo è quello che dicono loro. E invece tu cosa ne pensi della libertà sessuale, quindi delle avventure extra coniugali, chiamiamole così? No, non sono d'accordo. Anche io sono per la fedeltà e massimo rispetto l'uno con l'altro. Perfetto. Però tutti fedeli, tutti bravissimi. Bisogna sempre negare anche di fronte all'evidenza. Dunque,
Abbiamo finito la prima prova. Ricordiamo che noi siamo tutti sabati o domeniche allo stabilimento Orsa Maggiore per cercare di creare una nuova coppia o dare un soggiorno di una settimana a uno dei ragazzi, perché nel caso in cui la coppia non funzionasse c'è il soggiorno, bene o male, i premi, insomma, di consolazione. A questo punto il nostro assistente di studio ancora una volta si presta a portare i cocktail, i cocktail di questo coloratissimi di questo, noi lo prenderemo dopo, sì, sicuramente coloratissimi cocktail che si possono gustare soltanto in questo locale. A questo punto facciamo il nostro solito stacco pubblicitario, consigli per il tempo libero, eccoli. Onda, siamo in onda, vedi come si muove? È l'onda televisiva, naturalmente quella di Canale 23, quella che ci porta bellissimo nelle case di tutti quelli che ci stanno guardando. Certo, qui c'è il mare, la spiaggia, un posto bellissimo, il sole, sta iniziando l'estate. L'estate 2003 è iniziata adesso, abbiamo creato almeno due coppie per il momento. Quest'oggi ne creeremo un'altra, speriamo. La terza, e poi fra l'altro oggi vi ricordo che abbiamo fatto un'operazione di casting, eccola qui Elisa, presentatrice improvvisata, presa qui sulla spiaggia. Stavo in mancanza, prendendo il sole tranquillamente, arriva, mi fa: vieni a partecipare, vieni a condurre insieme a me. Io ho detto va bene, proviamo, è una nuova esperienza comunque. E sta andando bene, senza prove e senza nulla. No, lo no, sai, no? Mi sono trovata proprio così. Ecco, una testimonianza della nostra spontaneità e genuinità di questo programma. Si fa improvvisato, senza gobbi, con la gente che troviamo sul posto, senza sì, agenzie sì, di spettacolo, senza modelle. Quindi, vera, la televisione della gente. Ok? Andiamo avanti con la seconda prova perché il tempo è poco, abbiamo soltanto mezz'ora. Seconda prova è la prova del corteggiamento. Ah, sì. Corteggiamento. Quindi a questo punto i tre ragazzi che sono qui dietro, che prima hanno risposto alle tre domande, adesso si trasformeranno in Casanova, perché come tu sai, ultimamente si legge spesso che l'uomo romantico cucca più dell'uomo quello muscoloso con l'addome sì, scolpito. Sì, ormai la donna, la mentalità moderna evidentemente non ricade più sull'aspetto fisico, sulla bellezza fisica, ma evidentemente su quello che c'è dentro una persona. Ma secondo te è così? Secondo me sì. Quindi tu guardi... Vedi il mio ragazzo. Tu guardi prima l'aspetto... Sì. Esteriore. Senz'altro. No, fisico. No, interno. No, interiore. Certo. Cioè, l'aspetto fisico influisce, però... Adesso come adesso per me è un minima parte. Perfetto, vabbè, la nostra Elisa è ancora una bimba in fasce. Grazie. Posso dirlo? Oddio. Sì, diciamolo. E andiamo avanti, seconda prova. Marco. Prego, Marco. Vieni in piedi. Hai capito in che cosa consiste questa seconda prova? Dovrai corteggiare la nostra Rosa, facendo finta di averla vista per la prima volta e quindi con un commento, una poesia, una canzone, quello che vuoi. Qual è il tuo metodo di approccio con una ragazza? Cosa le diresti? Cosa faresti? La inviterei a cena, a una cenetta romantica. Lo devi fare direttamente. Rosa, ti invito, ti ho visto. In questa formula. Ti ho visto oggi sulla spiaggia, sei bellissima. Non ho mai visto una donna bella come te. Mazza! E ti vorrei invitare a una cenetta romantica questa sera e magari fare una passeggiata sulla spiaggia. Romanticone, un invito diretto, sì, la vedi per la prima volta e la inviti direttamente a cena, un atto di coraggio e soprattutto di romanticismo. Complimenti. Se mi piace. Se ti piace, oh, mi certo, faccio avanti, giustamente, perché insomma, ogni lasciata è persa. Rosa, come ti sembra questo invito? Molto romantico. Ti vede e ti invita subito a cena. Poi vediamo comunque come... L'amore va vissuto così, con impulsività. Poi sì, guarda, pure a cena si capiscono molte cose, ci si guarda negli occhi, si parla, si capisce. Hai capito? Molto la nostra Elisa. Bene Marco, accomodati nella tua postazione, che è arrivato adesso il momento Giovanni. Di Giovanni.
Sentiamo lui. Prego, fa l'invito diretto. Beh, mi avvicino, poi mi presento, chiedo il nome, l'età e chiedo di uscire la sera. Lo dove dovresti fare direttamente. Dille proprio così, esplicitamente, dove la porteresti? Ciao, ti va ad uscire questa sera? E... semplicemente. Basta così. Ma dove la porti esattamente? Cioè, dove la vorresti portare? Quale luogo sceglieresti per avere un approccio, insomma, per conquistarla? La porterei a mangiare fuori. A cena fuori, come ha detto Marco? Sì. Pure tu. E poi, dopo la cena, cosa faresti? Una passeggiata per conoscerci bene. Il primo complimento che fai ad una donna qual è? E se è carina, gli dico sei molto carina. Eccomi, e ti presenti? Sì, certo. D'accordo, grazie Giovanni. Puoi accomodarti. Rosa, anche questo romantico, ti porta a cena e si presenta facendoti dei complimenti. Com'è? Sì, come Marco in poche parole. Quindi esco con entrambi. Per il momento non noti differenze tra un invito e l'altro? No, nessuna differenza. Aspettiamo l'invito originale? Ancora okay, presto per va parlare. Bene. Vediamo se è quello del nostro Andrea, chissà. Ok. Ti porterà sulla luna o sulle montagne russe, non lo so. Io le poesie non le so dire, dico solo se una donna come lei mi piace moltissimo, la invito a casa mia per una cenetta romantica. A casa tua? Non hai paura senza che lei potrebbe avere paura? Magari sai, la prima volta. Non preparo cena io. Non prepari tu la cena. E da chi la fai a preparare? Boh, la porti via. La faccio portare. Vai in rosticceria. Poi, pollo con le patate. No, qualcosa di più serio, di romantico. Metti pure una bella candelina. Sì, una candelina, un po' tutta luce soffusa così. Dai, fai un invito diretto. Ok, vai. E... Rosa, ti ho visto al mare. Mi è piaciuta tantissimo e... volevo invitarti una sera di questa a cena a casa mia. Senza i tuoi, ovviamente. Certo. Giustamente. Per conoscerci, poi chissà. E poi chissà. Se punto, scatterà. Punto interrogativo. Sì. Ci fermiamo qua, non indaghiamo. Grazie, Andrea. Lui addirittura ti porta a casa, nemmeno al ristorante. Come ti sembra un invito del genere? Vedo che... vola molto con la fantasia, molto... Sì. Esagerato invitare una ragazza per la prima volta a casa. Sì, esagerato proprio. Meglio il ristorante dove c'è gente, ci si può conoscere e magari strillare se lui se ne approfitta. Aiuto! A quello del tavolo vicino. Vabbè, bravo. Ma non sempre quando ti porta a casa vuol dire che abbia delle cattive intenzioni, Tu lo accetteresti? Ma dipende dalle circostanze, dipende dalla persona. Da tante cose. Forse adesso come adesso, cioè uno che mi viene così sulla spiaggia, così forse no, però non lo so. D'accordo, dipende. Ma siccome non ci interessa quello che pensa Elisa, ma perché dobbiamo far fidanzare Rosa adesso e non fa... Elisa? Siamo adesso... giunti a quale prova? La terza prova. Terza prova, qui non si crea coppia se non si finiscono le tre prove, che sono le domande, il corteggiamento e il tatto. Ovvero la nostra Rosa dovrà andare a toccare il viso delle varie persone, spalle e petto, per sentire la fisicità di questi ragazzi. Quindi se sono dei ragazzi allenati, dei ragazzi ai tanti che possono difenderla nel caso di pericolo. Perché una donna vuole sempre sentirsi protetta, tutto quanto, vuole avere una bella persona. Bella, vedi? Così. Vedi? Non a caso abbiamo scelto di fare questa prova. Niente è casuale a X Life Game, soltanto le persone che giocano con noi, che sono qui allo stabilimento Orsa Maggiore. Ecco la benda, arriva, vola. Ma fatela più pesante, metteteci un sasso così si arriva, boom, uno sviene direttamente. Eccola, mi dai una mano così io metto la benda alla nostra Rosa. La classica mascherina per dormire la notte. Esattamente, per non vederli, segui. No, gli occhiali a terra non li metterei che fanno una brutta fine. Anzi, guardate, me li metto io, Come mi stanno? Come mi stanno? Bene? Andiamo. Vieni, vieni.
Da dove partiamo? Ragazzo, facciamolo alzare, mani in alto. In alto perché rischi di trovare altre cose. Che spalle e petto come ti sembra? Messo bene. Allenatissimo? Sì. Approfitta, Rosa. Ideale? Non c'è un pelo qua, quindi l'uomo... Sì, già è una cosa. L'uomo con i peli non ti piace? Non ti piace no. L'uomo troppo virile? No. Va bene, va bene. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Ci sono le donne che amano gli uomini virili, altre no, come la nostra Rosa. Sentiamo Giovanni. Com'è? Anche lui mi sto... Anche lui sta bene? Sì. Hai sentito che ragazzi affisicati ci sono qui allo stabilimento? Sì. Sì, d'accordo, sì. Di poche parole, ma lo sguardo fa capire tutto. Lo sguardo no, l'espressione del viso più che altro. E sentiamo Marco. Come? Un po' meno. Meno fisicato? Però? E poi si depilla. Quindi? Non va. Non va, non ti piace l'uomo che ma si depila? Ma come hai detto no. Prima? Non ti piace. Quindi vuoi proprio un uomo senza peli così al naturale, cioè come mamma lo ha fatto? D'accordo, rifidati di me ancora una volta. Attenzione allo sgabello. Ok, togli, perfetto. Un sistema buono. Facciamo togliere la benda prima, non quando arriva, così rischiamo meno di farci male. Rosa, gli occhiali te li ridò giustamente. Me li ero presi io. È vero che ci sarà un paio d'occhiali per te, offerti dal nostro sponsor. E a questo punto abbiamo sentito fisico, li abbiamo conosciuti dentro con le domande, abbiamo visto come sono nella fase della caccia. Sono convinto che ti stai facendo l'idea del ragazzo ideale tra i tre che ti abbiamo scelto. Tutta la spiaggia non si poteva. Volevi scegliere tra tutta la spiaggia? No. Sufficiente? Sì, vorrei risentire i nomi. Allora... Ricominciamo dall'ordine di presentazione, tranne della terza prova, perché la terza prova l'abbiamo fatta in senso contrario. Ricominciamo okay. Dal primo. Allora, Marco, Giovanni e Andrea. Chi scegli? Giovanni. Giovanni! Wow. Applauso, applauso pubblico, giustamente. Rosa, alzati, non ti girare perché intanto ti presentiamo Andrea, eccolo. Come ti sembra? Carino, eh? Sì, sì. Marco, il pirata, ecco. Com'è? Vabbè. Rosa, rullo di tamburi. È arrivato il momento di Giovanni. E datevi un bacino di... Oh, che timidezza, ragazzi. Mettiamoli. Facciamo una cosa, dividiamoli. Sennò questi si fidanzano adesso sulla spiaggia. Non mi sembra il caso. Aspettate il primo appuntamento. Dobbiamo consegnare i premi? Eccoli, sempre il nostro assistente di studio. Il soggiorno di una settimana per il nostro Giovanni. Prego. Dei buoni... Come dicevamo prima, per la nostra Rosa, dei buoni anche per i nostri amici, venite, eccoli qua. Ricordiamo che c'è anche un bellissimo paio di occhiali offerti dal nostro sponsor, Ottica Francesco, che si trova ad Ostia Antica. Vorrei qualche commento di Giovanni su Rosa. Che cosa ne pensi? È una bella ragazza e sono contento che mi ha scelto. Speri di riuscire a continuare un rapporto con lei o qualcosa? Sì, spero di continuare, anzi di iniziare e continuare un rapporto. Anche in amicizia volendo, dovesse andare male? Sì, sì, anche in amicizia. Ok. Che cosa fai? Glielo lasci questo numero del telefono a questo ragazzo? Perché no? Perché no? E se no che giocavo a fa? Giusto. Grazie a tutti, grazie ragazzi. Io mi avvicino alle telecamere con Elisa perché è arrivato il momento del saluto, quindi rinnoviamo l'appuntamento e a tutti i nostri amici che ci stanno guardando. X-Life Game sarà la prossima settimana qui al Tantra Village e all'Orsa Maggiore. Ciao, 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 ciao. Corri questa notte, dimmi.
dimmi che non c'è qualcosa.